Allora, una chicca che abbiamo trovato alla Feltrinelli su di Antonio Pinelli, il famoso critico d'arte. La storia dell'arte, istruzioni per l'uso, economica la terza. Guardate la classe già di come si presenta il libro. Ci sono editori con una loro classe e altri che è meglio stendere un velo pietoso. Bellissime queste illustrazioni. Peccato che siano tutte in bianco e nero. Questo cos'è? Il Caravaggio? Con quei cavalli che sembrano delle mucche. Probabilmente il Caravaggio. E infatti, Michelangelo da Caravaggio. La conversione di Saul. Cioè, storia dell'arte a 360 gradi, ci sono anche le statue. Andiamo un po' più veloci, sennò qui viene fuori, facciamo notte. C'è anche un bel apparato critico che non è mica male, perché sapete, si fa presto a prendere un po' di foto e fare il libro e fare la storia dell'arte. E no, è così, è troppo semplice. È così, è troppo facile. Vediamo se c'è anche una certa bibliografia. Indici, indici dei nomi, indici del volume. Vabbè. La storia dell'arte di Antonio Pinelli emana tutta la fluida e limpida freschezza del linguaggio parlato. Pinelli ci guida grazie a una grande quantità di immagini nel labirinto dei molti gotici, manierismi. Manierismi, classicismi e barocchi che sono talvolta sfrenati e talvolta composti, illustrandone differenze e similitudini. Istruzioni per l'uso, letteralmente, per guardare e apprezzare, approfondire e capire di più un patrimonio che è nostro, forse la nostra sola vera ricchezza. Barbara Briganti, La Repubblica. Un prontuario di metodo e sensibilità. Antonio Pinelli offre gli strumenti di base per accedere alla comprensione storica, critica e tecnica delle opere d'arte di ogni tempo. Antonio Pinelli ha insegnato storia dell'arte moderna all'Università di Firenze, dove ora è professore emerito e direttore della rivista Ricerche di Storia dell'Arte. È autore di numerosi saggi che analizzano il rapporto tra arte e politica, arte e società, arte e cultura nel Rinascimento, nel Settecento e nell'Ottocento. Tra i suoi libri La Bella Maniera, Artisti del Cinquecento tra Regola e Licenza, Torino 1993, Nel segno di Giano, passato e presente nell'arte europea tra 7 e 800, a Roma 2000, è la Basilica di San Pietro nel Vaticano, a cura di Modena 2000. Per la terza ha pubblicato La bellezza impara, arte e politica nell'Italia del Rinascimento, 2004. Roma del Rinascimento, a cura di 2007. Il saggio Il sacco di Roma in
I giorni di Roma, con altri autori, 2007. Souvenir, l'industria dell'antico e il Grand Tour a Roma, 2010. Bene. Fatto un salto alla Feltrinelli con 16 euro, ve lo portate a casa.